Prezzi sì o prezzi no? Ma in che senso, Robin? È bene avere un listino prezzi pubblico o è meglio fare senza? È bene rendere noti attraverso il proprio sito web o canali social i prezzi dei propri servizi e prodotti oppure no? Allora, per risponderti, ti faccio io una domanda. Se davanti a te tu hai due vetrine dove sono esposte delle scarpe e in entrambe le vetrine ci sono la stessa gamma di scarpe e fra queste varie tipologie di scarpe c'è un tipo di scarpa sia nell'una che nell'altra vetrina che tu vuoi acquistare. L'unica differenza che c'è fra la vetrina di sinistra e la vetrina di destra è che in una tu vedi quanto costano le scarpe che vorresti acquistare e nell'altra no. In quale dei due negozi entri? Quindi, che cosa voglio dire? Anche se ciò non è applicabile a tutte le situazioni, se voglio costruire un palazzo o se voglio ordinare uno yacht, per esempio, non è applicabile questo tipo di situazione, giusto? Ma nella maggior parte delle situazioni dove qualcuno deve spendere delle somme che non siano milioni di euro o centinaia di migliaia di euro o decine di migliaia di euro, ma tutte quelle altre, il fornire in maniera trasparente almeno un'indicazione di prezzo è, secondo me, nella maggior parte delle situazioni la strada più efficace per fornire a chi è interessato al nostro prodotto e servizio un'informazione che è del tutto chiave nel suo processo decisionale. Specialmente là dove i nostri concorrenti diretti espongono in maniera chiara e comprensibile i loro costi e tariffe, è molto difficile pensare che noi possiamo riuscire a fare di meglio senza fare la stessa cosa. Cosa ho detto? Ho detto che se i tuoi concorrenti espongono tutti quanti, o in 9 casi su 10, i prezzi e le tariffe dei loro servizi e tu non lo fai, secondo me parti svantaggiato. Questo, ripeto, non vuol dire che non ci siano situazioni dove sia utile e necessario dover avere dei prezzi ad hoc e quindi non facilmente pubblicabili perché sono personalizzati. E ci sono sicuramente queste eccezioni perché a volte dobbiamo soddisfare delle esigenze specifiche e quindi non è facile prevedere a monte quali sono e di conseguenza non è facile avere dei prezzi standard. Ma questo non impedisce però, laddove lo desideriamo, di poter fare questa cosa lasciando uno spazio alla personalizzazione laddove riteniamo necessario e utile che ci sia. Quindi nessuno ci vieta da un lato di avere un listino prezzi pubblico su quelli che sono i prodotti e servizi di base e dall'altro, se proprio ne sentiamo questo smisurato bisogno, possiamo fornire comunque degli esempi di prezzi in situazioni diverse da quelle standard. Cioè, non ha più senso dirmi, ma ti devo fare un preventivo, non ho più pallida idea. Dammi un'idea di in che range, in che gamma di prezzi ci troviamo. E lo puoi fare, ripeto, facendomi degli esempi di lavori che hai fatto per altri clienti che potrebbero in qualche modo avvicinarsi al mio. Se mi fai 1, 2, 3, 4, 5 esempi di situazioni abbastanza diverse fra di loro, è possibile che io possa trovare fra queste una che si avvicina alla mia e quindi farmi un'idea di massima di quello che potrà essere il prezzo che dovrò pagare per ottenere da te quel prodotto o servizio.
il grandissimo vantaggio offerto dall'essere trasparenti da subito sui prezzi è che il potenziale cliente può decidere in tempi più rapidi, senza dover fare altre operazioni e soprattutto senza dover entrare in contatto con un commerciale, anche se sei tu, che ne valuti le esigenze specifiche. Cioè, ma quanto tempo, quanto sforzo e quante decisioni possiamo bypassare dicendo subito al cliente quali sono i costi dei prodotti e servizi che offriamo? Ma Robin, ma io faccio un preventivo ad ogni cliente, non è che c'è un prezzo standard. Ok, bravissima o bravissimo, ma questo non è che sta scritto nella roccia, oppure c'è una multa se tu fai diversamente. Cioè, chi è che ti impedisce di evolverti e di cominciare ad avere dei pacchetti, dei prezzi standard, delle cose che non è che ognuno può venire qua e dire quello che vuole. Io faccio queste cose, qua ci sono degli esempi di come le faccio. Se la vuoi così costa così, se la vuoi così costa cos'ha, se la vuoi fatta a modo tuo forse puoi andare da qualcun altro che te la fa, perché io ho capito che perdo troppo tempo e poi con tutti i cambiamenti, gli aggiustamenti, le personalizzazioni che vorrai il mio margine scende a zero. Oppure ti adatti alle soluzioni che offro. Poi io sono sempre a tempo a fare un'eccezione, a dire ok, i prezzi standard sono questi, però siccome tu vuoi questa cosa facciamo un'eccezione e ti faccio un preventivo ad hoc. Nessuno te lo vieterà mai, ma a partire da questo modo di operare rispetto all'avere dei prezzi chiari, degli standard, dei pacchetti, delle soluzioni prestabilite, raramente, secondo me, nella mia esperienza, per quello che ho visto, per quante craniate ho dato, è un vantaggio. È sempre uno svantaggio quando personalizzi la situazione per ognuno dei tuoi clienti. Questo non vuol dire che fai le cose a macchinetta o che sei una scala di montaggio dove tutte le cose sono uguali, ma che stabilisci semplicemente a priori quali sono i canoni, le modalità di lavoro, l'investimento di tempo e di risorse che viene dedicato per fare una certa tipologia di lavoro, senza dover essere quindi ogni volta in balia del tuo cliente, delle sue idee, dei suoi cambiamenti di idee, delle sue emozioni e delle sue incongruenze, e trovarti quindi poi in una tempesta di richieste, di cambiamenti, di correzioni e revisioni che penso forse avrei già conosciuto e sperimentato, e che non è augurabile a nessuno, nemmeno al tuo peggior amico. Quindi il vantaggio dell'essere trasparenti non ricade solo sul fatto che ok, vedi il prezzo, quindi non mi devi chiamare e puoi decidere, ma si estende a tutto il tempo che io risparmio inoltre al mio cliente, che non deve per esempio essere forzato, come accennavo prima, a dialogare con un account, con un commerciale o con uno come me se io svolgo questo ruolo. Le persone, secondo me, per quello che vedo, amano avere tutte le info utili per decidere a disposizione subito. Non amano dover ricevere queste informazioni da qualcuno che loro sanno sta lì proprio per persuaderle, convincerle a prendere una decisione a favore dell'acquisto di quel servizio o prodotto. Dammi le informazioni e fammi decidere a me, tuo potenziale cliente. Prima me le dai in maniera chiara e comprensibile, e più aumentano le possibilità che io ed altri come me possano rivolgersi a te. Ma se io ti devo contattare, se io ti devo far fare un preventivo mentre i tuoi concorrenti hanno pacchetti, prezzi e servizi ben delineati, ma perché io dovrei fare questo sforzo extra? Non è che sei Dio in terra, non sei Superman, sei uno fra quelli che sto valutando. Quindi facilitami il cammino di approccio all'acquisto, sii trasparente, rendi più breve il nostro incontro e il nostro poterci familiarizzare. Insomma, morale della favola: su internet secondo me non ha senso, nella stragrande maggioranza delle situazioni legate alla vendita di prodotti, servizi, consulenze che non superino
dei costi che sono quelli che stanno sotto, diciamo, ai 1.000 euro, nascondere i prezzi. Più lungo e difficoltoso rendiamo il cammino verso il far sapere agli altri quanto costa il nostro servizio, soprattutto in presenza di concorrenti che fanno altrimenti, e più perderemo potenziali clienti che non hanno né il tempo e né la voglia di entrare in contatto e interagire con noi per sapere qualcosa che la maggior parte degli altri rendono noto e visibile subito. Io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend, indirizzato, progettato e realizzato per gli imprenditori indipendenti che vogliono diventare un punto di riferimento nella loro nicchia di mercato online. Come? Attraverso la condivisione di vero valore e il coltivare relazioni di lunga durata. Se ti piace quello che faccio, se vuoi sentirmi continuare a fare queste puntate dove vado ad analizzare, a mettere in discussione e a condividere il mio punto di vista su elementi, azioni, metodi, tattiche, strategie che riguardano il come fare per diventare punti di riferimento nella propria nicchia di mercato online, prendi in considerazione la possibilità di diventare un mio supporter su patreon.com. Altrimenti seguimi sulla pagina Facebook Robin Good Italia, nella newsletter che trovi su robingood.it/toptools-newsletter, oppure sul canale Telegram aperto a tutti che si chiama anche lui Robin Good Italia.